Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Supercalcio. A una giornata dal termine del torneo di Serie A, l'Udinese ha prodotto una torta bellissima, ben farcita, dove però all'ultimo qualcuno non solo non ci ha messo la ciliegina, ma anzi qualche ditata è apparsa sulla panna. Le ditate sono arrivate dalla FIGC, che ha negato per ora la licenza UEFA all'Udinese. Sono arrivate dal Cagliari sul campo, che ha tolto ogni residua speranza di approdo alla Champions League, e sono arrivate da esterni, che insomma, tipo Pierpaolo Marino, che ha commentato, sempre tornando alla vicenda della mancata concessione della licenza, che l'Udinese non ha i diritti per sperare di approdare alla seconda manifestazione continentale. Insomma, ci sono tanti argomenti di cui parleremo di questo e di altro con i nostri ospiti in studio oggi, che andiamo subito a salutare a partire da Andrea Ioime, bentornato, vice direttore del Friuli. Grazie, buonasera a tutti. E bentornato a Piero Fazzolari. Grazie, buonasera. Dunque Andrea, un po' di queste ditate sulla torta sono arrivate proprio sul più bello, quando oramai sembra è una torta comunque buona, bellissima a vedere, perché comunque l'Udinese ha fatto un campionato splendido, però insomma ha rovinato un po' i piani queste ultime notizie di questi giorni. Sì, più che una dittata sembrava la comica finale, quando le torte vengono lanciate in faccia, proprio quelle belle comiche di una volta. Chiaramente se andiamo a esaminare la partita, l'ultima partita davanti al proprio pubblico, non ci sarebbe da essere contenti, però insomma io credo che togliendo la prima e l'ultima partita viste a Udine, che sono state proprio, hanno fatto storia a sé, il campionato di questa Udinese sia assolutamente ottimo, più che buono, perché comunque sono arrivati dei risultati che non erano assolutamente preventivati. Certo, prendere 5 gol in casa dal Napoli e prenderne 2 da un Cagliari che, oltre a non aver mai vinto in trasferta quest'anno, credo che fosse la prima vittoria assoluta in Friuli da quando gioca in Serie A, beh, insomma, non dà proprio tantissimo piacere. Soprattutto perché l'Udinese quest'anno di partite perse in casa davanti al suo pubblico, diciamo che forse ecco, ci stava quella contro la Roma, ci stava perché davanti c'era una squadra nettamente superiore per organizzazione di gioco, per organico, insomma si vedeva che c'era una squadra nettamente più forte. Poi vabbè, la partita col Genoa, lì è stato un capolavoro dell'allenatore, parliamoci chiaro, perché ha fatto quanto di meglio poteva con le pedine a disposizione, sembrava veramente un campione di scacchi che si è studiato fino all'ultima mossa. È stato buttato via un pareggio che era alla possibilità. Sì, diciamo che la partita col Cagliari insomma è stato un capolavoro in negativo come lo era stata quella col Napoli. In quella c'era un po' così, forse anche lo scotto del battesimo di tanti giocatori, una squadra fortemente rivoluzionata. La partita col Cagliari era una partita che probabilmente senza l'Inter-Roma di finale di Coppa Italia si sarebbe giocata con un altro spirito, con un'altra mentalità. Per fortuna, nel senso che comunque la Coppa UEFA era stata raggiunta, e purtroppo perché è sempre brutto vedere delle prestazioni in cui fatichi a dare una sufficienza, la partita poi è uscita così, assolutamente fiacca, senza motivazioni, e con, credo, 90% dei giocatori, per non dire il 100%, nettamente al di sotto delle loro possibilità. Probabilmente non sono nemmeno entrati in campo con il piglio giusto, ma Marino in conferenza stampa sabato aveva già paventato un po' questo timore, aveva detto chiaramente che la paura sua era che i giocatori non dimostrassero una determinata maturità. Alla fine sì, però è anche vero che comunque è compito del tecnico riuscire a dare le motivazioni fino all'ultimo. Non stiamo assolutamente facendo una critica a Marino, che ha fatto strabene. No, ma neanche all'Udinese. Ci sono altri allenatori che stavano per raggiungere ben altri risultati che non riescono neppure a decidere chi è che deve tirare un rigore o meno. Per ogni allusione a fatti personaggi è puramente casuale. Certo, però va anche detto che alla fine della partita Marino ha detto peccato, perché ci avremmo tenuto ad arrivare ai 60 punti. Quindi dà per scontato che la partita di domenica contro il Milan è una partita, diciamo, dal risultato segnato.
Ecco, se devo dire una cosa che non mi è piaciuta di questa partita, forse questa dichiarazione. Il resto, la prestazione così un po' scadente, diciamo che si può stare in una giornata che è stata la prima giornata estiva, in cui metà dei giocatori pensavano al televisore da acquistare per vedersi gli europei, l'altra metà forse a che tipo di ferie farsi immediatamente. Ecco Piero, un campionato da 9 sicuramente per quelle che erano le aspettative a inizio stagione, un finale un po' mediocre perché ormai la squadra ha dimostrato di essere stanca, ma non solo ieri col Cagliari, l'aveva dimostrato già la settimana prima a Empoli, dove ormai le forze erano venute meno, Empoli aveva arginato i danni, portando a casa una vittoria meritata, però non di certo limpida sul piano del gioco. E ieri invece col Cagliari proprio è crollata definitivamente. Sì, io credo che Marino doveva cambiare qualcosa, perché Pinzi, per esempio, farlo giocare dal primo minuto, anche Floro Floro, visto Pepe di Empoli e visto anche D'Agostino che si sta trascinando da qualche domenica, avrà 30-40 minuti nelle gambe, non di più. Se dovevi perdere la partita potevi perdere lo stesso, ma almeno avevi tentato di giocare con 11 giocatori che potessero reggere almeno un'ora. Diciamo che di ieri solo Lukovic, che peraltro non aveva giocato ad Empoli, è stato l'unico che si è impegnato abbastanza e anche con risultati sufficienti. È incredibile che Zapata, nonostante sia rimasto fuori quasi 2 mesi e quindi non ha neanche la scusa di aver fatto tutte le partite da titolare, quindi è strano che ieri sia incappato in questa giornata che ha praticamente condizionato il risultato, perché probabilmente il Cagliari era sufficiente il pari e difatti il primo tempo era stato giocato così per un pareggio. Vista la possibilità di segnare, sicuramente nessuno si tira indietro, specialmente uno giovane come Acqua Fresca e anche Kossu, che sono giocatori che sono venuti alla ribalta quest'anno, quindi hanno approfittato della situazione. Però io credo che puntavano al pareggio e l'Udinese poteva sicuramente vincere se avesse messo un po' di cipiglio in più e qualche giocata come quella di Natale alla fine del primo tempo, che ha fatto applaudire anche in tribuna sia Cellino che il figlio di Bruno Conti, che forse ha rivisto un po' in Di Natale il vecchio Conti. Il suo papà, è molto strano che